Salve a tutti ragazzi, ancora una volta, bentornati sul canale di Leon Trip e bentornati in un nuovo episodio di The Forest! Siamo di nuovo qua su The Forest, ragazzi. Ho messo un po' di armatura, quella d'osso, non ho più ossa. Cioè, ne ho un po', però sono poche. E in pratica, io non ho capito come fare a scambiare gli oggetti, poi magari quando sono online vedrò come fare a scambiarli. Ho una mazza che non so a chi l'ho fregata, ma qualcuno sicuramente l'ho fregata. E abbiamo il nostro autorespiratore, ragazzi. Quindi adesso noi con il nostro autorespiratore andremo in quella maledetta grotta subacquea. Se mi ricordo come andarci. Allora, si va di qua? Credo che si vada di qua. Bene. Presumo si vada di qua. Andare verso il bordo della cacchio di mappa, vediamo. Intanto ci facciamo una scampagnata, ragazzi. Mi prendo anche dei bastoni, va. Detto che servono sempre. Anche tu morirai. Stupida cosa. No, basta, siamo pieni. Ok. Ma ne abbiamo già 20? Non ci credo. No, invece sì. Perfetto. Oh, sono cibato. Sono praticamente. Cioè, ho bevuto. E allora, dobbiamo andare verso l'albero. Tra l'altro, verso l'albero, magari ci passiamo, ragazzi, perché ho notato, montando il video nei gameplay scorsi, che ho lasciato i proiettili della pistola. Non che praticamente mi metta lì a fare la pistola di nuovo, perché è un casino andare a cercare tutte le parti, però magari chissà, forse l'andremo a fare, visto che è molto utile contro il boss finale. Anche perché non può passare attraverso la porta, adesso non so se abbiamo cambiato le cose, però ce la potremmo fare anche con l'arco, volendo. Però in caso che abbiano cambiato le cose, non lo so, ragazzi, se vado a recuperare tutti i pezzi oppure no, anche perché sono 8 e non mi ricordo dove sono. Cioè, alcuni sì e certi invece proprio non ne ho un'idea. Cioè, mi ricordo questo qua, quello dell'isolotto là, quello in mezzo alla neve e gli altri non me li ricordo. Intanto che recuperiamo un po' di stamina, quindi noi passiamo di qua e andiamo a prenderci i colpi. Sembra ci siano, se ci sono ancora. Dov'è quello che ho rotto qua? Ma come? Devo farlo riesplodere? Ma in che senso? Ma sul serio devo farlo riesplodere? Ma l'ho già fatto esplodere una volta io questo coso qua. Gioco! Vabbè, facciamo riesplodere. Vai. Scusa, gioco, mi lo piazzi per favore. Toglimi sto sasso, vaffanculo. Vai. Molto bene. Oh Cristo. Molto bene, un cavolo. Va bene, e i colpi? Io ho preso stavolta. No, la corda toglila perché. Voglio vedere. Scusa, no, toglimi anche sta roba perché sta lampeggiando e non vedo un cacchio. Ok, sì, sembra che non ci siano. Quindi. Aspetta, che controllo, ma non si sa mai. I colpi dove cacchio me li mette? Munizioni per la pistola. Uno ne ho. Vabbè. Quindi niente. Chi è che fa ste robe? Cioè. Indigeni saranno. Allora, l'isoletta che vogliamo noi, tanto bella e carina. Era quella barca là? Oppure no? Mi sembra di sì. So che devo riandarci a nuoto. È abbastanza lontano in realtà. Vabbè, andiamoci a nuoto, dai. Tanto vediamo, ragazzi. Facciamo una bella nuotata fresca. Che c'è un caldo che si muore. Oh, guardate qua. Possiamo anche andare sott'acqua? Fare un sub? Siete un tubo sott'acqua. Allora, ragazzi, fatemi andare in vitaglio perché voglio cercare le impostazioni migliori sott'acqua per vedere se si vede meglio. No, si vede uguale. Va bene, ragazzi, niente, si vede praticamente sempre uguale. Poi proveremo ad andare a vedere le grotte perché ho visto in realtà qualche altro video di altri youtuber che praticamente loro nelle grotte vedono come se fosse giorno, tipo una cosa così. Non so se lo fanno in editing oppure no. Presumo di sì. Però, cioè, quando è nero, non c'è niente da fare. Quindi, non lo so. Però andare a vedere. Va bene, nel frattempo, vabbè. Dobbiamo andare all'isola, ragazzi. Accelero tutto, dai. Ok,
Ok ragazzi, sono arrivato, sono finalmente qui. Adesso che abbiamo il nostro respiratore, dovrebbe essere qua, no? Dove noi troviamo. Vediamo se c'è ancora, se respawna la roba. Ci sono le frecce piantate della... Sì. Quattro frecce per la balestra raccolto. Quindi ogni volta che veniamo qua, magari mi faccio una zattera, ragazzi, così io ho frecce infinite praticamente. Allora, equipaggiamoci immediatamente questo coso. E vado a vedere. So che comunque ci dovrebbe essere... Oh, adesso, ragazzi, abbiamo il controllo della situation, perché... Ma scusate, dove cacchio è? Vero. Utile questa cosa, eh. Si vede un cacchio, si vede tutto torbido. Momento, perché non mi ritrovo più... Ma come? Dovrebbe uscire dal cacchio di... Vediamo, qua sono dentro, sì. Devo uscire dal mare qualcosa, eh. Ah, eccola lì. L'ho vista. Quindi proviamo ad andare qua giù. E adesso il problema è trovare l'entrata. Guardate che si vede un cacchio. Ma non si vede niente. Noi in realtà avremmo anche la luce, però... È qua? È qua. Ok, entra. Oh, adesso ragazzi, però è illuminata sta cosa, no? Abbiamo la luce. Non si vede un tubo per la luce. Luce non vediamo assolutamente un cacchio di niente. Qualcosa vediamo. Ma perché tutta sta roba? Aspettate un attimo, ragazzi. Cioè, si vede male. Cioè, la luce la vedo praticamente... Oh, comunque qua si passa, vedete? Adesso lo vediamo. Si vede un tondo, si vede. Vabbè. Non ho capito cosa ho sbagliato nelle impostazioni, ma si vede un tondo. Perfetto. Togli sto tondo. Vediamo com'è la grotta. Ok, perfetto. Nella grotta non si vede un tubo. Vediamo come si... Vediamo, un momento. Display. Luminosità della grotta. Cacchio, mettila a pacco. No, si vede un cazzo. Si vede un cazzo lo stesso, ragazzi, va bene. Vabbè, accendi la torcia, che ti devo dire io, vai. Quindi andiamo di qua. Ok, ragazzi, quindi questo qua è il primo segreto. Segreto. Frecce per balestra, frecce per balestra. Aspetta un attimo, ragazzi, che stiamo morendo di freddo. Facci un fuoco qua, va. No, con la B building. Sì, ci facciamo un fuoco qua, ragazzi, perché... Guarda che stiamo crepando di freddo, però. Vai. Almeno ci scaldiamo un attimo, perché altrimenti qua... Vai, vai. Non ho capito perché c'è tutto sto freddo qua dentro. Come ho fame? Vabbè. Cioè, sono dettagli che ho fame. Allora. Qui troviamo la balestra. E troviamo anche qualche altra cosa. Sì. Vedete, troviamo... delle altre cose da costruire. Adesso andiamo a vedere, ragazzi. Ma cos'altro? Non è che me lo perdo perché non ci voglio più tornare qua. Sembra di no. No, sembra di no. Fantastico. Allora, qua adesso io mi cuocio un po' di carne. Ma un paio di bistecche ci stanno, ragazzi. Intanto andiamo a vedere il nostro diario. Libro, book. Vediamo. Dove cavolo mi ha messo tutte le robe? Rifugi. Qua quello che già sappiamo. Arredi, piccole trappole. Barche, segnali. Ah, più. Ah, note, croce. Porca miseria, quanta roba serve. Ah, uno di quattro. Ah, anche la chiesa, ragazzi. Possiamo fare anche la chiesa. E la bara. Sono cose utili da fare per un sopravvissuto. Vabbè. Perfetto. Quindi noi adesso da qua ce ne andiamo, giusto? Abbiamo trovato la balestra. Vediamo la nostra balestra, scusate. Dove cacchio me l'hai messa? La balestra
Non so, io. Scusate, ragazzi, eccolo qua. Carina. Quindi come faccio per usarla? Si mira così. Ok. E si sparerà con l'altro tasto, va bene. Allora, adesso, vabbè, a parte tornare indietro, che qua ci siamo già stati, non mi piace questo effetto qua che hanno messo con il Red Breather. Questa specie di tondo in mezzo non è proprio realistico al massimo. Ok, saliamo. Saliamo. E... Ok, va bene, usciamo dalla nave. Spero che c'era qualcosa là, ragazzi. Se ci sono le facce della palestra, sicuramente qualcosa c'è. No, devo uscire. A parte che non vedo una mazza. Ok, un momento. Cercare di uscire da qua, eccolo qua. Ok, il nostro buco dove siamo entrati. Andiamo in superficie, perfetto. Adesso ragazzi, direi di abbandonare l'isola della barca che è quella là, tanto non ci stiamo a fare niente qua, e nuotiamo verso riva. Mamma mia, mi ha tolto gli occhi sta cosa. Anche perché c'è questo effetto sfocamento quando andate sott'acqua, che è giusto, no? Ci deve essere un po' di sfocamento, cioè, ovviamente siete sott'acqua, però cioè, non si vede praticamente niente. Ho visto dei gameplay dove si vedeva veramente bene, anche sott'acqua. Nelle grotte così. Vabbè. Vedremo, ragazzi. So che YouTube tende anche a scurire le immagini. Quindi non è proprio il massimo. Però vabbè. Cioè, più di così io non posso fare nient'altro. Perché, ragazzi, guardate, sono al massimo. Display qua. Contrasto dell'immagine non ce l'ho messo perché è peggio se ce lo metto. E luminosità è praticamente tutto al massimo. Non so. Ma se corrono? Mamma mia. Ogni tanto si vedono passare dei corridori, non so, staranno facendo una specie di staffetta o qualcosa del genere. Adesso io non so bene però, vabbè. Ok, noi siamo finalmente arrivati. Togli sta cosa... Il respiratore? No, voglio toglierlo, non si può togliere. Rimuovi. Ok. Aspetta, va, che prendo anche il catanone, che non si sa mai. E qua... No, no, puoi anche spegnere sto coso. Ok. Allora, intanto si sta facendo anche notte. Abbiamo preso la balestra, non vedo l'ora di usarla, ragazzi, su qualcosa. Meglio se è un indigenaccio. E, promemoria, sarebbe molto meglio farsi una barca. Per farsi la barca bisognerebbe fare la slitter a porta di tronchi e poi provare a fare almeno una zattera. Io quasi quasi provo a farla. Quindi, innanzitutto mi serve la slitta per i tronchi. Magazzino. Magazzino, magazzino. La metterei qua e cominciamo a costruirla. Servono 21 di sti cosi qua, non ne abbiamo 20. No, non è vero, ne abbiamo di meno perché l'abbiamo usato per fare il fuoco. Possibile raccogliere un po' di bastoni, grazie. Merda, ne manca uno. È impossibile sta cosa. Ce n'è uno qua in giro? Funghetti. Questi sono buoni da mangiare, eh. Mangiateli un po'. Ma li posso anche raccogliere, tipo. Visto che sono buoni da mangiare. Se io li posso raccogliere con questo. Perfetto. Facciamo la nostra slitta per i tronchi. E con cos'è che le tagliavo? Avevo l'accetta l'ultima volta, vabbè. Però adesso, ragazzi, usiamo l'ascia. Ce frega noi. Allora, gli indigeni si incazzano un botto se gli tiri giù gli alberi, però. Vabbè. Non è molto veloce, però, sta cosa. Spero che funzioni. Ma veramente, nella partita l'ultima volta avevamo una motosega. Quindi. Tanta roba, la motosega. Però. Purtroppo. Ce l'abbiamo più. Ah, giusto. Devo mettere giù anche. Non so la zattera quanti tronchi servano. Vabbè, noi riempiamo la slitta e poi. Che frega.
Proprio voi stavo aspettando. Proprio lei stavo aspettando, scusi. Guardi qua. Oh Cristo, quanti cazzo sono? Scusa. No, stai fermo però, perché sennò non riesco a mirarti. Fermo. L'ho sbagliato? Serio? Aia. Ma l'hai finito? Porca miseria, la balestra. È una potenza sta cosa. Ci arriva fin là, secondo voi? Vediamo. Vediamo. Là. No, secondo me non ci arriva. Posso anche recuperare la freccia? Sì. Quindi da distanza da vicino. No, scusatemi. Ok, da distanza ravvicinata va un botto. Da lontano un po' meno. Va bene. Allora, cos'è sta roba? No, ce l'ho già. Quell'altro è scappato. Speriamo di sì. Quanti cazzo sono queste cose? Vabbè, ragazzi, mi faccio un fuoco. Adesso non so se riesco a farlo, però. Per bruciare sti corpi. Fuoco. No, perché servono due bastoni. Porcaccia la miseria. Dove sono i bastoni? Ci sono le solite foglie. Mi servono due bastoni. Uno. Eccolo qua. E dove me li avresti messi? Ok. No, qua c'è la nostra. La costruzione del fuoco l'abbiamo fatta qua. Eccola qua. Vai, accendilo, accendilo, va tranquillo che adesso io ci metto i cadaveri qua. Oh. Quanto ci vuole per accendere il fuoco? Scusa, eh. Ok. Lei venga con me. Non si preoccupi. La metto un po' al caldo, scusi. Vada. Anche lei, eh. C'è freddo fuori, si riscaldi un po'. Molto bene. Ma stupido piccione di merda. Ma perché non picchi il piccione? Che miseria, ragazzi. Ho fatto una strage. Ma come il piccione non vola? Ah, ok. Vabbè, intanto che ci siamo, possiamo anche mettere a cuocere un po' di roba. Ma scusa, perché non posso mettere a cuocere la roba? No, ha visto la fine che ha fatto il suo amico, eh? Si incazza, se no. No. Va bene, allora, visto che l'ha voluto lei. Abbiamo la palestra. Carissimo. Venga qua. Dove cazzo è andato? Scusi, mi prendo un po' queste cose qua che mi sono molto utili. Ma cazzo sei? No, ma lei non era quella di prima. Ma mi scusi. Oh Cristo. Stia ferma, stia ferma. Là. Perfetto. Visto che va la fine, eh? Eh? No, un momento però, ragazzi, che mangio un po' di medicinali. Io stavo cercando di costruire la mia zattera. Porcaccia la miseria. Vogliamo. Ma guarda quanti cazzo di rompicoglioni che ci sono qua. Posso continuare a fare queste cose qua tutto il giorno? No! Cazzo! Dove va? Dove se ne va? Un momento. Questi girano a destra e a sinistra, non ci capisco un cazzo. Oh! No! No! Aia! Cazzo la miseria. No, scusate. Curati. Dove vai con la mia freccia piantata in corpo? Vieni qua. Ma ha fregato la freccia, ragazzi, avete visto? Vabbè.
Allora, lei la lascio qui, ma a marcire. Sì. Mi sembra una buona idea. E noi andiamo avanti con la nostra costruzione. Allora. Adesso, fammi prendere sti tronchi perché io volevo costruire la mia zattera, eh. Ole. Perfetto. Io vado avanti, eh. Voi fate finta che io non ci sia. Dai, dai, tira giusto coso. Avete visto come si incazzano se gli tiri giù gli alberi? Ma perché? Ce ne avete tanti? Io non ho capito perché due alberi vi fanno così schifo. Lasciatemene un paio anche meno. Vai così! Prendiamo la nostra zattera. Vai. E andiamo via con la slitta. Allora. Ah, no, nemmeno l'hai trovato, eh. No, 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 vengo giù da... Guarda, io vado giù di qua. Che è tutto sto casino? Palle! Io infierisco sul cadavere anche la... Taglio a pezzi, stupido coso. Dammi sto braccio. Una mano mi serve sempre per fare... Devo costruire sta cosa. Ma avete visto, ragazzi, come vi rompono le palle? Ma è una cosa incredibile. Io non lo so. Sì, ricoperto di sangue, sciacqualo. Ecco qua, sciacquato. Allora. Per costruire la zattera... Ma si può, ragazzi? Cioè, è impossibile su The Forest fare le cose. Panchina, barche, zattera piccola mi basta. Posso ruotarla, tipo così. Ok, costruiscila qua, per favore. Vai. Cosa mi serve per farla? Ah, mi servono anche le corde. No, servivano tanti tronchi. Bastano le corde. Qualche pezzettino di legno appena appena. Sì. Si può anche fare. Ah, l'ultimo? Va bene. Ok, adesso cosa mi serve? Ah, solo i pezzi di legno. Vabbè. Andiamoceli a recuperare. Solo che purtroppo io non so come cazzo fare a salire da qua. Mi sono praticamente buttato giù. Forse di là, dai. Andiamo a vedere di là. E vabbè, siamo assetati. Beviti un po' di sta roba. Ok. Olè. Perfetto, ragazzi. Visto che su The Forest si può saltare, saltiamo un po' per favore. Ma che due palle! Mamma mia, che accollo! Allora. Io vado di qua e voi state lì. Ma guardate! Ma che rottura! Ma dai, non si può! Guardate qua! Guardate quanti arrivano! Arrivano a frotte, proprio affiondate! Ma vaffanculo! E uno è andato. Non è andato per un cazzo. Questo resiste. Posto? O ce ne avete degli altri? No, no, ce ne avete proprio degli altri. Vediamo come te la cavi contro la mia spada. Stupido scoso maledetto. Fammi riposare un attimo. Ah, non ti preoccupare. Ce n'è ancora. Oh, ma cazzo, vai contro una cacchio di katana. Com'è possibile che non sei ancora morto? Ditemi. Dai, dai, ragazzi, ditemi perché non è ancora morto questo. Va contro una cacchio di katana. Cioè, ma guardate, è una roba assurda. Si sono armati. Mi fate raccogliere i miei bastoncini, per favore? Io voglio solo dei bastoncini, non pretendo altre cose. Mamma mia, oh. Quanti ne abbiamo adesso? Due, no, non sono sufficienti, ne servono tre. Ok.
E tre ce li abbiamo, vabbè, adesso li sto trovando a profusione perché non mi servono. Però, quando mi servono, non li trovo. Ecco, lei si mangi il corpo del tipio, del tizio ciccio lì, che tanto... Credo che se lo meriti. Di essere mangiato da un volatile. Allora, ragazzi, facciamoci finalmente, così la finiamo, la nostra zattera. Là, ok. Perfetto, ragazzi, poi domani vi carico questo episodio. Che dovrebbe essere... Scusate. Che domani è giovedì. Sì, perché devo fare sti scelte lunedì e giovedì, esatto. Ok. Vabbè. Io ragazzi, comunque vi saluto qui adesso con la nostra zattera. Vi caricherò l'episodio domani. E niente, fatemi sapere sempre la vostra qua sotto nei commenti. Adesso abbiamo la nostra zattera, finalmente possiamo spostarci tra le isole. Sì, forse sarebbe stato il caso farla prima, vero? Però vabbè, a noi non ci piacciono le cose tanto facili. Quindi va bene, ragazzi, adesso vado a salvare la partita perché, però, non prima di aver fatto un po' di brodo di tartaruga. E ragazzi, niente, noi ci vediamo con il prossimo episodio qui su The Forest. Ragazzi, i link sono in descrizione se volete unirvi a qualche gruppo di Discord, di Telegram, eccetera, eccetera. Niente, io vi saluto, vado a salvare, come detto, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, da Leon Trip.